Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e a bordo della mia macchina. Oggi vi parlerò dello scanner OBD2 IA201 che serve come diagnosi per trovare eventuali errori ma anche uno strumento per vedere i vari dati e come si comporta il motore. Attacchiamo la presa OBD2 che vi ricordo che nel 99% delle auto prodotte dal 96 in poi si trova quasi sempre sotto il volante. Troverete uno spinotto simile a quello delle prese SCART. Una volta collegato si accenderà il dispositivo, ci darà la possibilità appunto di leggere i dati sul display, ma colleghiamolo e vediamo come funziona. Allora, innanzitutto è possibile utilizzarlo sia col motore acceso che con il motore spento. L'importante è che la chiave sia inserita nel quadro e sia girata, quindi bisogna accendere il quadro. Una volta collegato si accende il dispositivo e ci dà la possibilità di scegliere alcune opzioni. Questi sono i tasti per scorrere fra le varie icone, questo per confermare e questo per tornare indietro. Abbiamo la possibilità di cambiare le impostazioni, vi consiglio che il primo comando da andare a dare, perché possiamo scegliere la lingua, io ho impostato italiano. Sono disponibili diverse voci, unità di misura, quindi unità metrica oppure pollici, la possibilità di salvare i dati e poi l'autotest del dispositivo stesso, dal quale possiamo fare un check sui colori, quindi cambieranno in sequenza alcune schermate, e poi la funzione dei tasti. Allora, innanzitutto una delle funzioni che ho apprezzato di più è quella che riguarda la batteria. Premendo su ok abbiamo il voltaggio attuale della batteria 12.2 e poi due valori minimo e massimo, che sono i valori che inizierà a leggere appunto dal momento in cui lo colleghiamo. Adesso io avvierò la macchina e vedrete che avremo un picco di discesa del voltaggio, perché il motorino ovviamente chiederà energia alla batteria, dopodiché il voltaggio aumenterà perché il motore acceso carica la batteria. Come avete visto, adesso abbiamo un voltaggio minimo di 10.3 e uno massimo di 14.2, quindi abbiamo in tempo reale il voltaggio della batteria. Ok, adesso spegnerò il motore e il voltaggio scende. Man mano ovviamente il voltaggio va scendendo, sulla parte alta abbiamo adesso 12.8, accendendo i fari si abbasserà ulteriormente. Ok, ho avviato il motore, adesso andiamo su diagnosi, diamo ok, si collega con la centralina dell'autovettura e dopo ci darà un menu. Perfetto, abbiamo queste voci, quello che ci interessa di più sono la possibilità di leggere eventuali codici memorizzati oppure codici in sospeso. Non abbiamo al momento nessun codice memorizzato. Codici in sospeso, abbiamo sensore di ricircolo dei gas di scarico a circuito basso con un codice di errore P0405, che io poi potrò andare a verificare tramite internet di cosa si tratta esattamente. Allora, cancella i codici, vi consiglio assolutamente di non cancellare i codici perché poi in caso di lettura da parte di altri dispositivi, dal meccanico eccetera, si possono creare dei conflitti, comunque alcuni problemi, quindi è possibile farlo ma non vi consiglio di farlo. Abbiamo i dati in tempo reale, quindi display grafico, disco e riproduzione. Il disco semplicemente vi dà i dati che avete salvato, display grafico vi appare una schermata simile a quella della batteria che abbiamo visto poco fa e poi tutti i dati. Vi dà la possibilità, tenendo premuto per 2 secondi la voce nella quale ci troviamo, di portarla in cima. Ad esempio, se io volessi portare i giri del motore in cima, tengo premuto il tasto ok per 2 secondi e lo trovo in cima a questa lista. Accelerando ovviamente saliranno. E altri dati per quanto riguarda gas di scarico, le varie temperature. Questo per esempio 38 gradi è il liquido refrigerante. È possibile però utilizzarla anche per quanto riguarda le macchine a benzina. Questo intanto è il display grafico e vi dà la possibilità anche in questo caso di scegliere per esempio i giri del motore. Andiamo indietro. E sale anche in questo caso in tempo reale, riportando il numero di giri minimo e il numero di giri massimo. Ora vi faccio vedere invece sulla macchina a benzina, una piccola city car in cui appaiono molte più voci. E allora adesso siamo a bordo della mia Toyota Aygo. In questo caso ci dà pure la possibilità di avere una rapida informazione per quanto riguarda il tipo di motore,
Dopodiché possiamo andare direttamente su dati in tempo reale. Tutti i dati. E qua abbiamo molte, molte più voci. In questo caso il sistema è chiuso. Closed. Accelerando va su driver. Liquido refrigerante a 45 gradi. Abbiamo la possibilità di vedere gas di scarico a lungo termine e a breve termine. Anche in questo caso il numero di giri, la velocità, alcuni dati che non conosco. Quindi sale in tempo reale. Ora vi farò vedere pure alcune schermate alla guida. Ovviamente non riprendevo io, riprendevo un amico che era seduto nel sedile posteriore, quindi alcune riprese non sono proprio con la mano molto ferma, però comunque si capisce bene. Poi abbiamo la possibilità di ricercare eventuali errori se li conosciamo, quindi se troviamo il modello della nostra auto possiamo inserirlo, altrimenti andiamo su generico, inseriamo il tipo di errore, quindi inseriamo P0405 e ci dice la definizione del codice. Il sensore di circolo del gas di scarico a circuito basso, il codice guasto apparirà sulla eco, rileva l'attenzione del segnale e insomma ci dice di cosa si tratta e quindi ovviamente potremo andare dal nostro meccanico a chiedere informazioni più approfondite. Ovviamente non posso parlarvi di tutto perché ci sono ben 174 voci, quindi sarebbe impossibile fare un video con tutte queste voci, però comunque ci siamo resi conto della possibilità che ci offre questo dispositivo di poter diagnosticare eventuali problemi alla nostra autovettura, quindi eventualmente andare dal meccanico con la consapevolezza di ciò che appare come errore quando si accende la spia di guasto generico del nostro motore. Poi abbiamo questa voce tradotta in prontezza IM, informazioni rapide smart, e da qua possiamo vedere pure alcuni dati, quelli barrati non sono inclusi come informazione, il resto invece fa un check veloce ed è ok, perfetto, corrisponde perfettamente a ciò che abbiamo in questa schermata. E allora ragazzi, come potete vedere qua da queste schermate sulla mia destra ci sono alcune inquadrature fatte durante la guida in cui possiamo vedere che il dispositivo riusciva a rilevare tranquillamente la velocità del veicolo, la temperatura, il numero di giri e tanto altro. Quindi è un dispositivo che non serve a riparare la macchina, anzi vi consiglio proprio di non cancellare eventuali dati a meno che non siete proprio sicuri di quello che state facendo, ma è un dispositivo che ci serve a fare una diagnosi veloce della nostra autovettura, dei componenti della stessa autovettura, quindi rilevare eventuali errori e ovviamente anche il voltaggio della batteria, quindi è un dispositivo che può tornare utile in determinati casi. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente vi lascerò il link in descrizione per poter dare un'occhiata a questo dispositivo e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.